Non ci posso credere. Ciao a tutti ragazzi, sono Mattiz e benvenuti in questo nuovo video. Sono entrato ufficialmente nell'account di Aki Waki su Fortnite. Sì, avete capito bene, in questo momento sono ufficialmente nel suo account. Dopo svariati tentativi, non posso spiegarvi come sono riuscito a entrare nell'account di Fortnite di Aki Waki, che per chi non lo conoscesse è lui. Sì, esatto, questo pupazzetto qui che fa parte di un gioco horror super spaventoso. Infatti un pochino mi sto pentendo di essere entrato nel suo account. Insomma, se se ne accorgesse sarei letteralmente fregato. Però stiamo per scoprire ufficialmente insieme cosa c'è nell'account di Aki Waki. Quindi lasciate un mi piace in questo momento, ma soprattutto vi ricordo che sto indossando la nostra nuova felpa, la nuova felpa di Ninna e Matti del 2022. Andate tutti nei link in descrizione nel nostro sito ninnaemmatti.it e ricevete anche voi la felpa che preferite tra quella bianca e quella gialla per fare una vittoria reale su Fortnite. Ora però basta perdere tempo, vi aspetto nel link in descrizione. Mandatemi la foto su Instagram e taggateci su Instagram se fate una foto con la vostra felpa. Clicchiamo chiudi ed eccoci qui nell'account di Aki Waki. Si chiama Aki Waki 1. Probabilmente Aki Waki normale era già stato preso e lui è arrivato in ritardo. Povero Nappo. Ok, forse dovrei stare un pochino attento quando lo critico. Sì, cioè giuro raga, se questo mi compare davanti ai miei occhi in questo momento, anche se non credo che lui sappia dove abito. Vabbè, lasciamo stare, dai, smettiamo di dire cavolate. Allora, questo è l'account di Aki Waki, ok? L'account di Aki Waki si presenta così, con questa skin blu. Blu, ovviamente la skin blu. Aki Waki che skin deve avere? Deve avere una skin blu, lui è un pupazzo tutto blu. Quindi vabbè, fino a qui tutto torna. Abbiamo la conferma già che potrebbe essere il vero account di Aki Waki. Andando su pass battaglia, lui non ha il pass battaglia. Competizione, vabbè. E questo è il suo armadietto. Attenzione, allora nel suo armadietto lui ha solamente questa skin. Ok, va bene, molto interessante questa cosa, solamente una skin blu. Poi ha questo zainetto con i dolci e ha anche un mantello. Vabbè, ovviamente un mantello blu. Come avevo fatto a non pensarci, raga? Oh, sono davvero stupito, devo ammetterlo. Vabbè, mettiamogli il mantello blu che è più figo. Poi abbiamo un solo piccone. No, abbiamo due picconi perché ovviamente c'è quello default, ma questo è fighissimo. Mamma mia, che personaggio gli abbiamo creato, ragazzi. Speriamo che non si accorga che gli sto modificando tutto. Deltaplani, nemmeno uno, incredibile Aki Waki. Vabbè, abbiamo il balletto default, abbiamo delle emote tipo extraterrestre. Extraterrestre? Ok, va bene, basta ballare. Extraterrestre, beh, ovvio, lui non è un essere umano. Probabilmente è un giocattolo extraterrestre, credo. Alla fine è semplicemente un normale giocattolo di una fabbrica di giocattoli. Vabbè, sentite, non lo so. E a cosa? Raga, ha un emote leggendaria. Fighissimo. Fighissimo, il segnale dell'eroe. Beh, non è male l'account del nostro amico Aki Waki. Anche se, cioè, da dire una cosa, questo non c'ha nemmeno una mimetica, ragazzi. Questo non ha nemmeno una mimetica, ma vi rendete conto? Cioè, Aki Waki, personaggio più spaventoso della storia, non ha una mimetica per le armi, blu soprattutto. Cavolo, quando Aki Waki uccide i nemici su Fortnite, ovviamente deve averla la mimetica blu. Vabbè, comunque, andando nello shop, ci sono tutte queste cose nello shop e lui ha 1300 V-Bucks. Non so per quale motivo, ma mi è venuta un'idea. Allora raga, sto per fare la cosa più rischiosa della storia. Visto che in realtà io sono entrato nell'account di Aki Waki qualche giorno fa, ho fatto una cosa molto divertente, anzi due cose. Guardate un po' qui. Boom! Mi sono mandato l'amicizia sul mio account. Codice Mattiz, lo vedete? Per quale motivo secondo voi mi sono mandato l'amicizia dall'account di Aki Waki? Beh, semplicemente perché adesso raga sceglieremo una cosa e non la shopperemo sul nostro account Aki Waki, ma la shopperemo sul vero account mio di Mattiz. Quindi Aki Waki, senza saperlo, mi farà un regalo, ok? Dopo questa ve lo dico, io dovrò cambiare casa, probabilmente dovrò cambiare anche pianeta, perché se se ne accorge sono fregato, raga. Ma lui ha 1300 V-Bucks e glieli facciamo spendere tutti. Vediamo un po', allora 1500 non possiamo, 800 è troppo poco, 400 è troppo poco, 1200, direi che non esistono cose da 1300. Quindi direi che possiamo shopparci questa skin che è molto figa. Tempesta di sabbia ha anche la versione senza maschera.
acquista? No, qua non si acquista niente. Qua si compra come regalo. E tra l'altro guardate cosa ho fatto qualche settimana fa. Ho inserito il codice Mattis così proprio, capito? Senza neanche dirlo a nessuno. Ah, ovviamente raga, utilizzate il codice Mattis anche voi se giocate a Fortnite, perché sennò sareste dei pazzi. Vi do un minuto per aprire Fortnite adesso. Adesso stoppate il video, aprite Fortnite, mettete il codice Mattis e lo chiudete. E soprattutto ricordatevi di taggarmi su Instagram se shoppate col mio codice, perché almeno potrete partecipare ai miei video. Ad esempio questo, il nascondino con 100 persone che ho fatto con tutti quelli che mi supportano su Fortnite. Tempesta di sabbia, compra come regalo e... oh no! No, raga, non ci credo! Non ci credo! Huggy Wuggy non ha l'abilitazione a due fattori! Ma porca miseria! Volevo dire l'autenticazione a due fattori. No, senza questa, raga, non posso comprarmi il regalo. Ma non posso attivargliela io. No, non me lo fa cliccare più, raga! Non me lo fa cliccare più! Guardate, si è bloccato! Ah no, ok, ora funziona. Non posso attivare l'autenticazione a due fattori sul mio account, perché sennò lui poi non può entrare più e lì sì che sono fottuto. Tutto, ecco. Scusate l'esagerazione, però ecco, beh, probabilmente è meglio restare fermi un secondo qua. Restiamo fermi completamente. Allora, facciamo in questo modo. La skin, anzi no, la skin, sapete che vi dico? Noi ci compriamo questa mimetica, dato che lui non ce l'ha, e la equipaggiamo su tutto. E visto che sono rimasti 800 V-Bucks, noi li spendiamo tutti, mannaggia la miseriaccia, e ci andiamo a comprare la rotella rugginosa, spam, e ce la equipaggiamo. Raga, abbiamo speso ufficialmente tutto TV Bucks di Huggy Wuggy su Fortnite. E dopo questa non potete dire che non sono il vostro youtuber preferito. Dai, sono assolutamente il vostro youtuber preferito. Adesso quello che voglio provare a fare però con la nostra skin e con il nostro account di Huggy Wuggy è giocare una partita. Giocare una partita, raga. Secondo voi si spaventeranno i nemici quando vedranno Huggy Wuggy contro di loro? Beh, scopriamolo. Vediamo. Dove si tufferebbe Huggy Wuggy? Non lo so, non ho la minima idea. Dove si potrebbe mai buttare Huggy Wuggy su Fortnite? Non esiste una fabbrica di giocattoli. Boh, scrivetemelo nei commenti. Secondo voi qual è il posto di Huggy Wuggy su Fortnite? Secondo me è una casa. Secondo me Huggy Wuggy deve assolutamente atterrare all'interno di una casa, perché lui è un personaggio che fa paura, uccide le persone, ok? Non volevo dirvelo in questo modo. Di conseguenza, cosa succede? Quando tu sei in una casa, nascosto nelle stanze, no? Arriva Huggy Wuggy e ovviamente si butta nella casa blu. Sì, let's go. Ok, raga, ce l'ho. Huggy Wuggy nella casa blu. Tutto torna. Tutto è perfettamente bilanciato in questo momento. No, ma io non c'ho le impostazioni. Ma io ho le impostazioni sbagliate, raga, non mi corre il personaggio. Ah, ok, ora corre. No, vabbè, ma sono tutte a caso le impostazioni per il mio joystick. Vabbè, non fa niente. Non vi preoccupate, tutto sotto controllo. Riuscirò a giocare comunque, probabilmente senza correre, ma riuscirò a giocare comunque. Allora, iniziamo a fare un po' di materiale. Dicevo, Huggy Wuggy è un personaggio horror che fa paura, uccide le persone, ok, tutte queste cose bruttissime. E ovviamente dove lo fa? Lo fa in casa, certo, perché lui si nasconde, tipo qua, così. Ok. Ecco cosa fa! Ecco cosa fa Huggy Wuggy! Jumpscare super horror di Huggy Wuggy. Povera gente, ragazzi, povera gente. Ok, questa strategia mi piace, raga. La chiameremo la strategia Huggy Wuggy. Far spaventare a morte le persone e ucciderle mentre proprio si cagano sotto di paura. Ok, adesso però non mi sembra di sentire altri nemici, quindi è inutile rimanere lì. Ma avete visto che paura? Avete visto quel tizio come c'è rimasto male? Mamma mia, Huggy Wuggy gli salta addosso e lo fa morire di paura. Let's go. Allora, ok, ora una bella cecchinata da parte di Huggy Wuggy. Secondo te si può fare? Secondo me, sì, dovrei solo trovare dei nemici però. Huggy Wuggy, giocatore pazzerello. Allora, qua bisogna andare in safe. Ma poi non ha scoperto manco un pezzo di mappa questo. Ma è proprio un abbo, raga. Scusa Huggy Wuggy, non volevo. Ogni volta mi dimentico che probabilmente è meglio non criticarlo. Potrebbe sentirci ed arrivare da un momento all'altro soprattutto. Facciamoci qualche shieldino. Abbiamo la super potenza. Quindi Huggy Wuggy, se io sul tuo account non vinco, oggi non vinco più. Cioè, abbiamo codice Mattis e felpa 2022 di Ninna e Matti. Questa è la combo perfetta, ve lo prometto. Se utilizzate questa combo avete vinto. Avete vinto tutto, vittoria reale assicurata. Ho visto un nemico. Vediamo se con la combo assicurata riusciamo a farlo fuori. Dovrebbe essere dal benzinaio. Eccolo.
Eccolo. Vado. Pusho. Pusho. Lui è cattivissimo. Lui è cattivissimo. Eccolo. Oh, yes. Bartolone 811 killato da Agiwagi. Ah, ma quanto è bello giocare con l'account del mio acerrimo nemico. Quanto è bello. Oh, magari se gli faccio una vittoria reale lui non si arrabbia neanche con me. E magari mi regala pure il suo account. Tanto da quello che vedo non lo utilizza. Che ne pensate? Secondo voi me lo regalerebbe il suo account di Fortnite? Boh. Agiwagi, non so se sai guidare, però vabbè, ti ci porto io. Ti ci porto io in safe. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare che qui stiamo killando tutti. Che poi io mi sto gasando tantissimo. Però non so se ci avete fatto caso, Agiwagi è livello 1 su Fortnite, quindi è normale che io stia trovando sta gente nabissimissima. Ok, siamo in safe, siamo pronti. Vittoria reale con Agiwagi ormai è scritta. È scritta, ci sarà qualcuno qui? Non lo so, scendiamo. Prendiamoci una tenda che può sempre servirci. Ho bisogno di una mitraglietta. Ho bisogno di una mitraglietta. Questo bisogna ammetterlo, eh. Solo che non la riesco a trovare. Cioè, mitraglietta sparita. Ma questa è una cuccia di un gatto? Spiegatemi. Boh, vabbè, nel dubbio spacchiamola. Oh cavolo! Aspettate un secondo, ma se io attivo la taglia su un giocatore, vuol dire che al nostro nemico uscirà Agiwagi ha attivato la taglia su di te. No vabbè, fighissimo. No raga, è da fare. Ragazzi, Agiwagi attiva la taglia su Grumble of Pugs. Ok, non lo so leggere il suo nome. Cioè, ma avete capito? Quello in questo momento starà morendo di paura perché Agiwagi ha attivato una taglia su di lui. Pazzesco! Ok, lui non è nemmeno in safe, tra l'altro. Lui non è nemmeno in safe. Quindi adesso mi tocca fare tutto il giro. Però io sinceramente mi prendo prima la chest, che magari c'è la mitraglietta. Niente, oh, niente mitraglietta. Allora, lui è in questa zona. Agiwagi è pronto per fare paura a un altro piccolo nemico indifeso. Oh yes, sì, questo sì che mi piace. Mamma mia, oggi faccio spaventare tutti. È la mia partita horror. Questa è l'unica partita di Mattis in cui posso essere spaventoso. Perché poi quando sono il vero Mattis, cioè sono un tizio carino e coccoloso. Quindi, ok, allora lui è in questa zona qua. Ora stiamo attenti che siamo in territorio nemico, eh. Siamo in territorio nemico. Lui potrebbe essere ovunque. Abbiamo 4 minuti e 48. È in casa? No, ho sentito un rumore sopra. Ok, sento spari. Oh, ma dove è nascosto questo? L'area è troppo grande però, dai. Sono arrivato in cima alla montagna. Allora, o sta... sta lootando lui. No, ma ora arriva la tempesta. Ma no, non ci credo. Ma si sarà mosso. Eccolo, eccolo. Oh, cavolo. Ok. No, devo caricare. Pusho. Aspetta, facciamo di sniper. Pom. Wow! No, mi hanno sparato. Aspetta, c'è un altro nemico. Fermi. Guardalo. Stonga. No, di quanto. Ok, raga. Agiwagi è pronto a fare il devasto. Dov'è? Eccolo. 3, 2, 1, via. Ok, hittato. 3, 2, 1, via. Oh, un'altra kill. Ma quanto sono nabbi questi. Stiamo letteralmente facendo la strage con il nostro Agiwagi. Allora, io questo me lo prendo e possiamo andarcene via. Raga, siamo a 4 kill e qui c'è un cinghiale. Ma la vogliamo fare una cosa estrema? La vogliamo fare una cosa estrema, ragazzi? Attiviamo un'altra taglia su un altro nemico, così gli compare la scritta Agiwagi in alto a lui. Lo vogliamo fare? Oh, sì che lo facciamo. Let's go. Taglia su Here for Dancing. E vai, ora ti faccio ballare io, amica mia. Ok, vai, si parte. Allora, lei è in questa zona qui ed è pronta a ballare con Agiwagi probabilmente. Allora, è in que... No, che è successo? Taglia rubata. Ma no, aspetta, si può riattivare? Ma mi hanno fregato il nemico. Ma non ci posso credere. No, non si può più attivare. Non ci voglio credere. Mi hanno rubato la taglia questi noobs. Niente, ormai io l'unica cosa che voglio fare in questo gioco è attivare delle taglie, sinceramente. Non so perché c'ho questa cosa. Ma si possono mettere le ruotone su lui? No, ok. Va bene, sentite, ho provato a fare un test, va bene? Voi ne avete mai visto Agiwagi andare su un quad? Beh, adesso vi faccio vedere io cosa fa Agiwagi. No!
Ma dove sono finiti i nemici? Sto andando in giro con il mio quad da mezz'ora, ma non c'è nessuno qui. Oh, sono fuorissimo dalla safe, tra l'altro. Facciamoci un bel volo. Che volo! Aiuto! Ok, 466.000 punti. Ok, ora possiamo andare davvero in safe, però, eh. Oh, 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 oh! Attenzione! Attenzione! Ma guarda questi rabbi! Guarda questi rabbi! Agiwagi è arrivato! Non provate a rubarmi le kill. Ok, 3, 2, 1. No, sono morti. Sono morti entrambi. Cosa? Vabbè, sentite. Non mi diverto a giocare con i bot, ok? C'è un corvo viola. Ok, perfetto. Andiamocene sopra alla torre e vediamo. Eccolo. Eccolo, eccolo. Questa potrebbe essere una buona kill. Invece no. Ora. No, però così. 3, 2, 1, via. Oh, yes. Yes. Lui stava sparando a qualcuno qua sotto. Eccolo. Ok, hittato. Lui spara, è cattivissimo. E io vado di no scoop. Io vado di no scoop. Vado di no scoop. No scoop. Pure di no scoop, poverini. Poverini. Vi state chiedendo se sto impazzendo? Beh sì, amici, sto impazzendo. Ho fatto tutta sta piattaforma per prendere un airdrop. E qui tra l'altro ho beccato un altro nemico. Eccolo. 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 Se questi mi buttano sotto sono fregato. Lui è lì. Ora. Niente. Vabbè, intanto aspettiamo che arrivi l'airdrop. Oh yes. Tanto atterrerà sulla mia piattaforma. Ce lo prendiamo. Oh. Bella. Leggendaria. Questa è da prendere. Ehi nemico. Oh cavolo. Dov'è? È sotto di me. Headshot. Headshot bitch. Boom! Vieni sotto se hai coraggio, dai. Vieni qua. Vabbè, mi hai rotto le scatole, eh. Ok, ecco, ho preso pure danno. Non ci posso credere, facciamo così. Buttiamoci la tenda, riposiamo un pochino. Va bene, ok, lo ammetto. Questa è ufficialmente la partita più insensata della storia. Non credevo che i nemici di Agiwagi fossero così nabbi. Ma probabilmente avrà hackerato il gioco, come minimo, dai. Ecco l'ultimo nemico. Stone! No, di poco. Attenzione, eh. Attenzione che questo è l'ultimo nemico. Sarà fortissimo. Sì, sì, proprio forte. Guarda come mi mira. Mamma mia se mi prendeva. Mamma mia se mi prendeva. Ho fatto una cosa rischiosissima. Ok, lui spara. Lui spara. E Sting! Vittoria con 10 kill con l'account di Agiwagi. Vabbè, ok. Senza senso. Completamente senza senso. Vittoria reale per noi. Ce l'abbiamo fatta. È stata la cosa più divertente del mondo. Probabilmente dopo continuerò a giocare con l'account di Agiwagi perché è spettacolare. Ehi, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ehi, ehi, no. Oh,